La giornata di oggi parla da sé, giornata fantastica che il tempo ci ha sicuramente dato una mano, perché era previsto del brutto tempo, invece secondo me l'energia e la voglia della gente che c'è qua oggi ha portato questa bellissima giornata. Non ci aspettavamo, ma non perché abbiamo sottovalutato l'evento, ma non aspettavamo che riuscissimo a creare quello che è stato creato oggi, ovvero un evento dove ci sono appassionati principalmente di macchine giapponesi, che si chiama GDM, e di, sicuramente di drift e di tutto quello che ne concerne. Quindi abbiamo anche il campionato RC Drift e sono, dire la verità, sono particolarmente emozionato, perché vedo e sento un'energia veramente forte. I ragazzi del raduno delle macchine giapponesi sono fortissimi, abbiamo poi insomma tra i migliori piloti che ci sono in Italia di questa disciplina, che sono venuti a supportare con la loro presenza. Il livello in Italia sta crescendo indubbiamente, abbiamo nettamente bisogno di avere più spesso qua i maestri giapponesi che ci possono continuare a dare una mano per migliorare il livello tecnico, organizzativo e sicuramente anche spirituale nei paddock. È forse una di quelle poche discipline dove prima di tutto risalta il pilota e dopo risalta il mezzo con cui lo sta facendo. Ci saranno due squadre, ok, da sei piloti in una, dove si sfideranno a un testa a testa e il punteggio che otterranno verrà raccolto da ogni squadra per poi sommarle alla fine i punteggi totali che hanno raccolto i piloti per la propria squadra e vedere la squadra che ha più punteggio e la squadra che vincerà. Quindi oggi non vincerà il pilota, ma vincerà la squadra di piloti. RC Drift ha confermato a questo weekend qua di essere una disciplina che anche lei, come il drifting vero, coglie l'attenzione di chi la guarda, emoziona, e forse l'RC Drift è proprio il primo passo veramente per avvicinarti al nostro mondo, tenendo rapportato a quanto sono grandi, i costi non sono pochi, però sicuramente sono altri costi che ti permettono di iniziare ad avvicinarti a questo mondo divertendoti in maniera genuina. My name is Hiroki Furus. My nickname is Sleepy. I'm a manager of the Team Orange. I'm a manager of the team, and then we set the team together in 2001. But the before also that we had a team, but the only for the amateur team. So we put the professional team in 2001 when the D1 Grand Prix started. Salvatore Pignanelli, Luca Lodo, Valvoline, Official Team, qua con noi, partiti, è un warm up, è già stato di tante ragioni. I believe this sport should, you know, they change the format a little bit, the people modify it a little bit and then adapt their culture. So because it's very new, so it's not one certain rules. So American now, the Formula D, they have their own rules, and we still keeping the same rule. And some countries follow our rules, and some countries follow the different rules and they create in different rules, but it's all about their adapting for their culture. So it's difficult to compare. For the Italian scene, because with Federico, that we run him in D1 GP in Japan, and then so you know, he always updates me the Italian scene, also the Switzerland, so and France, the countries around. Very, very interesting. And then, well, this weekend is basically just you know, back to the roots, back to the origin, the drifting, because we started in Japan for fun. So, well, I really, really hope everybody having fun. Not only drivers, also the spectators, also you guys, just having the fun, and then also the circuit, their people, marshals, and then to understand what is drifting about. Still not quite the
people 100% understand about it. So because we have a lot to tell, we try to show as much as we can. And then I already told to all the drivers in the briefing, they are on their mission, the street legal class, they are just a messenger to all the spectators because their car is closer to the normal cars on the road. So you can do it, and then you're welcome for this environment, and you can start from anywhere. You don't need to have a 500 horsepower car. No, you don't need to have a S15 D1 GP spec. No, you can start with the cars like you said, E30s. And for the racing class, because they are experienced drivers, so I tried a different format, which I tried 2 years ago in the Bologna Motor Show, and it's like a team battle. And so they have to drive for the teams. Normally they drive for themselves, but now today they have to drive for the team to gain the score as much as they can. So it's a different direction, but it's trying. And then I got the drivers who I can trust. So I'm very excited about it, and then we'll see what happens. Dica. Puoi spiegarmi cosa stai facendo? Niente, stavo regalando un pelino la convergenza perché ho sentito che in appoggio verso destra sentivo la macchina che scodava un pelino, e allora se te sposti di 2 o 3 decimi di millimetro la campanatura della ruota posteriore si riesce a correggere questo piccolo difetto. Una regolazione di fino? Molto di fino, okay. E questo qua è l'attrezzo per le regolazioni di fino. Strumenti di precisione. Esatto, esatto. Puoi farci vedere come si operano questi strumenti? Assolutamente. A posto, credo che così una volta, scusa, te che ne sai di queste cose, una volta regolato di 2 o 3 decimi è perfetto, Cristo. Ok, a posto. Il giovane qua tanti lo tirano via, ma è una cosa buonissima, questo gira sempre. Matteo Riva, il mio ruolo qua è organizzatore tra virgolette del raduno giapponese. Grazie Raffa. GDM Milano Squad è un gruppo di ragazzi che si trovano settimanalmente a Milano, appassionati di auto del sollevante, e niente, improntate sul track day. Infatti abbiamo molti dei nostri tra virgolette membri, comunque siamo amici, tutti amici, che frequentano il Time Attack Italia, che frequentano le giornate di drift, alcuni anche solo raduni statici, comunque improntati sul, diciamo, sul giapponese, sul stile giapponese. Sono preparazioni alte comunque alla performance, comunque componenti che servono realmente a migliorare la macchina, sia componente meccanico che telaistico che aerodinamico, insomma tutto quello che viene montato tra virgolette serve. RC Drift nasce dalla passione del drifting reale e per il modellismo. Unite queste due cose è nato l'RC Drift, comunque è nato in Giappone, è venuto in Europa. Quest'anno abbiamo 64 soci, siamo la prima associazione di drifting RC affiliata alla WISP, quindi con un regolamento riconosciuto in Italia. Facciamo un campionato italiano Formula Drift Italy. Abbiamo telai predisposti, vendono dei telai apposta con dei bilanciamenti dei pesi particolari. Gomme molto dure con mescole di plastica, ABS e Teflon. L'RC Drift è più simile possibile al drifting vero, quindi la gara si svolge su un pezzo di tracciato, di solito sono dalle 2 alle 4 curve, viene svolta con dei twin fatti a coppie. Ogni pilota ha il compito di essere a pripista o inseguitore. Nel percorso vengono segnati dei clipping point, dei wall kiss dove la pripista deve passare per forza. L'inseguitore deve stare più attaccato possibile alla pripista.
sempre in drifting, sempre in derrapata. Cioè lo vivi nella stessa passione, con lo stesso interesse di un'auto vera. È uguale, non cambia niente. Per questo evento noi organizziamo praticamente la replica delle Drift Stars vere in RC. Abbiamo creato un circuito in moquette in scala 1 a 10 del tracciato che esiste realmente in pista. Quindi quello che noi faremo con l'RC lo faranno anche le auto vere. Noi copieremo loro nel modo più simile possibile. È la mia prima auto da drifting, l'abbiamo comprata in Inghilterra. Sono la mia prima gara, ho iniziato a fare drifting ad aprile-maggio di quest'anno. Ho iniziato come passeggero con Arnaud, ora voglio guidare con lui. L'auto l'abbiamo comprata come la vedete, abbiamo avuto un problema al cambio. È stato sostituito, è un'auto pazzesca e ora è perfetta. Can change the tire. The competition for with another guy is very it's very simple. You have no pressure, no big head. It's very simple, and all the driver help all the another driver. Yeah. Now I have a new engine, so it's mine. First race with the new engine. The track is very beautiful because it's very fast, and yes, the feeling with the car and the race for the track, it's very good. Yeah, I love the drift entry with big angle and the technical part, not the long corner, and I love on this track, especially the wall, because you can arrive and very close at with the wall, and it's funny and it's very safe, so it's very good. Mette giù tutto. Serie di motore. Penso che sia una gran bella manifestazione e un divertimento per tutti i piloti, invece di essere eliminati si gareggia fino alla fine e poi alla fine si decide nelle squadre. Penso che sia una bella gara. Ieri ho avuto dei problemi con l'elettronica, penso di aver messo a posto, oggi ho un grande avversario da battere, quindi vediamo come va. Penso che in questa manifestazione si sta creando un gruppo in cui ci divertiamo, perché il drift è divertimento, non è solo correre in macchina, battere. Sui BMW in particolar modo non si lavora tantissimo, però cercare il setup ideale è comunque sia dispendioso, soprattutto in termini di tempo, perché comunque devi lavorare molto sulla trazione posteriore, cioè proprio sull'autobloccante, sulle sospensioni tantissimo, e bisogna irrigidire molto molto il telaio. Tracciato impegnativo, veloce, chi è abituato alla velocità, chi come noi ha già corso in vari contesti europei, ci stimola molto, perché si fa drift a velocità molto elevate. Diciamo che il modo di drift comunque sia viene preso molto in considerazione da noi italiani ed europei dopo aver visto quello che si fa in Giappone, per cui gli idoli particolari sono come sempre giapponesi. Io ne ho due in particolare, uno è Kawabata per la mitica entrata che ha fatto a velocità altissima con angoli veramente eccessivi, e poi tutto lo staff del Team Orange
che come sempre si distinguono in questa disciplina. Questa disciplina l'ho scelta per puro caso. Io vengo dalle gare d'accelerazione, quindi completamente l'opposto di quello che è il drifting, perché era 400 metri dritto. Ho fatto una domenica in compagnia con degli amici che facevano anche loro questa disciplina e per scherzo mi sono innamorato. Drifting è una specialità bellissima. Bellissima anche perché la fai insieme a degli altri, si sta bene in compagnia, ci si diverte e la parte più bella comunque sono i curvoni lunghi. Per dire, però ci sono problemi seri, anche perché ho il mio compagno di squadra, se non socio, come rivale, che è una persona che va veramente molto molto forte e quindi sono, non si può dire, ma sono tutti cavoli miei. Ma l'hai già provata la macchina? No, così no. Cioè mai provata? Con quel radiatore lì, col giro così no. Perché non la metti tanto in moto che vedi che tutto funziona, no, che sono attaccato? Sono già in moto, così al minimo funziona tutto. Però quando chiude la valvola gira l'acqua del motore, gira che la vedi. Quindi mi gira nel radiatore e nel motore scende. Poi quando apre la valvola chiude lì e gira nel radiatore. Sei troppo tecnico. Visto? Visto che ti ho mandato via con poco? Ti ho mandato via con poco. Questa nel 46 nasce aspirata, gli abbiamo montato il turbocompressore, siamo arrivati a 500 cavalli, proviamo a far bene, adesso appena entriamo a farle libere, vediamo come si comporta la macchina, poi vediamo durante il giorno, dopo 7 anni di go-kart, abbiamo pensato di passare alle ruote un po' più grosse, questa qui era l'unico sport che riusciva a appassionarmi. Abbiamo un grande, grande grip sulla pista, è una pista mangiagomme, l'asfalto è molto caldo oggi, quindi vedremo un attimino come comportarci con le pressioni, saranno molto importanti. Le aspettative per la giornata sono di grande divertimento sicuramente, la pista è molto 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 veloce, però avendo tutto questo grip ti permette di fare cose molto divertenti, quindi grande divertimento e credo un buon risultato. Questa disciplina nasce in modo totalmente diverso, quindi contrario, addirittura in discesa, quindi gli stessi giapponesi stanno riducendo le potenze perché stavamo andando a livelli esagerati. Credo che un ottimo rapporto peso-potenza sia sufficiente comunque, i 1100 kg con 450 cavalli siano un bilanciamento eccezionale per poter fare delle performance nella maggior parte dei circuiti europei perlomeno. Ho scelto questa disciplina perché seguivo in passato i ragazzi che facevano questo sport come gommista e un giorno per scherzo ho provato la macchina e ho capito che era un affare per me. La cosa che conta di più del drift è il pilota. Credo di non sostenere solo questa idea, ma aver dimostrato che è un'idea vincente, visto che sono riuscito a vincere il campionato europeo con 320 cavalli a confronto con macchine che ne avevano 400, 500, 600 eccetera. Quindi diciamo che quando si entra in curva con l'angolo giusto e la velocità giusta i cavalli contano poco. Mi piacciono le macchine e mi piace soprattutto la tecnica, imparare, migliorare e guidare meglio, e poi fa un sacco di... cioè, è proprio un puro divertimento. Beh, la macchina ha il motore del modello successivo, abbiamo messo la gabbia, svuotato del tutto, messo l'assetto modificabile, un po' tutto, c'è anche l'ala. Ho due piloti da ogni squadra che si sfideranno. Bene, abbiamo cambiato le gomme finalmente. Ok. DM Milano Sport per parte peccato per l'ultimo giro che eravamo in tre, ero troppo vicino, ho trovato troppo freno a mano, è stato troppo col freno a mano in mano, mi si è spenta un attimo, ho perso quei 3-4 metri, ci siamo allontanati, peccato, però è stato bello. Sono veramente soddisfatto della giornata, la macchina andava bene, sono riuscito a competere con Diego 40. Ho fatto dei bei passaggi nella gara, quella a squadre
per fare lo show, quindi bellissima giornata, soddisfatto. Oggi è stata una giornata più che per fare una gara, una corsa, è stata solo divertimento e spero che siamo riusciti a far divertire il pubblico. E abbiamo bruciato un po' troppe gomme, di solito non è proprio così che si fa, bisognerebbe conservarle ed utilizzarle per avere delle prestazioni migliori, però ci siamo divertiti tanto. Adesso siamo solamente un po' stanchi, neanche tanto, però siamo sull'andante stanco. Credo che rimarrò qui per un pochino e poi ci vediamo la prossima volta. Ciao! Comunque il disco dietro è caldissimo. È andata molto bene la situazione. Io direi che parte le gomme. Ci siamo divertiti davvero tanto. Speriamo di ripeterla presto e soprattutto questa formula della gara a squadre è veramente vincente e fa unire anche i piloti, quindi è bellissimo. Ma scusate, ma lui non è dell'altra squadra? Infatti. Ma va a fare il culo, va! Non è vero che la squadra... La squadra è squadra! Ma diciamo che sono tanti anni che lo faccio, quindi so cosa faccio, so cosa vado incontro. Io non... Diciamo che non corro per vincere. Vinco spesso, ho vinto tante volte, ma corro per divertirmi. E se mi viene meglio, se mi viene bene, perfetto. Ma anche se arrivo secondo, terzo, quarto, non ne faccio. Non do né colpa ai giudici, né colpa a nessuno. Cioè, c'è uno che è in giornata e uno che è in giornata. Soprattutto con una macchina come la mia, che è quasi di serie, dimostra che si può discutere. Siamo alla fine di questa giornata, ci siamo divertiti tantissimo. Ritrovare gli amici, i piloti, lo staff, tutto magico. Stiamo iniziando a, diciamo, a focalizzare bene adesso la stupenda giornata che è stata quella di oggi. Spero ce ne saranno altre, spero che tutti insieme potremo fare un bel gruppo per rappresentare il drifting italiano. Very lucky about the weather, because weather forecast was saying 70% of the rain, but there's no sign of rain. I think the rain is coming now, but it was great. And then all the drivers performed very, very well. And then I really hope the crowds also, they enjoyed the whole day as well. And radio control car, very exciting match. Also, we put a very, very exciting show on the track as well. So yeah, it was a great day. Ah, è andata benissimo. Sono veramente contentissimo. Bello, i piloti hanno dato il meglio che potevano, il pubblico gasato, bello, veramente sono, vedi, questo è uno di quelli che fa la differenza, insomma, quindi non ho tanto da dirti, più che la differenza. Bene, questa è stata la prima ed è l'inizio sicuramente di una serie di eventi sempre più belli, quindi vi aspettiamo alla prossima, seguiteci su Facebook, su Twitter e su tutti i nostri social network. A presto ragazzi!